cazzo. Andiamo. Eccoci qui, oggi nuovo tutorial. Di cosa si parla? The Long Road, un gioco ambientato nel vecchio West, si capisce anche dal mio abbigliamento, di Stefania Niccolini e Marco Canetta. Li abbiamo conosciuti a Lucca, il loro gioco ci è piaciuto tanto e per questo abbiamo voluto portarvi un tutorial. E non aggiungere altro, passiamo subito alle immagini. Regolamento. Una stella dello sceriffo, 3 tasselli on the road, 2 tessere fine partita, 4 tasselli raggiunta destinazione, 7 carte boss, da un lato la nostra missione, dall'altra un riepilogo del turno, 20 pedine cappello divise in 4 colori, 15 carte destinazione divise nelle 3 tipologie, 4 mazzi da 15 carte carovana, 30 carte personaggio, monete e armi. Cominciamo col disporre le 3 tipologie delle carte destinazione sul tavolo. Giriamo la prima carta e per ciascuna carta scoperta poniamo sul mazzo corrispondente la quantità di ricompense riportate nella parte superiore della carta. Aggiungiamo poi gli altri componenti al tavolo: tasselli raggiunta destinazione, tasselli on the road, monete e armi. Selezioniamo casualmente una delle 2 tessere fine partita, utilizzando uno dei 2 lati della tessera. Stabiliamo a sorte il primo giocatore, a cui consegneremo la stella dello sceriffo. Ogni giocatore riceverà un mazzo di carte carovana, i rispettivi cappelli e 6 dollari. Selezioneremo poi una carta missione e la porremo a faccia in giù a fianco al nostro mazzo. Dopodiché ad ogni giocatore verrà consegnato uno dei 6 mazzi carte personaggio. A questo mazzo verranno aggiunte le prime 3 carte del nostro mazzo carte carovana. Siamo pronti per cominciare. Durante il turno un giocatore può decidere se cambiare da 1 a 3 carte carovana spendendo 2 dollari. Dopodiché dovrà obbligatoriamente giocare una carta carovana. In alto a destra vediamo che c'è un cactus. Andrà quindi a posizionare questa carta nella destinazione di appartenenza. Per ogni carta che presenta un simbolo cartello in basso a sinistra, un giocatore preleverà una delle ricompense che abbiamo posizionato. Nel caso in cui non ci fosse nessun prerequisito di posizionamento, come nella carta fiume, il giocatore può decidere di posizionarla sulla destinazione che più preferisce. In questo caso la carta non ha un simbolo cartello in basso a sinistra, quindi il giocatore non prenderà nessuna ricompensa. Una volta posizionata una carta, dopo aver preso la ricompensa, il giocatore posiziona una carta personaggio. Dall'altro lato, su questa carta verrà posizionato un cappellino corrispondente al proprio colore. Dopodiché il giocatore può decidere se usare il bonus della carta. In questo caso lo utilizzerà spendendo 3 monete e acquistando un fucile, poiché l'emporio ci permette di acquistare armi scontate. L'azione seguente è comprare un'arma. Questo giocatore non ha monete per comprare un'arma, quindi dovrà saltare questa azione. La penultima azione del turno è armare i nostri personaggi. Possiamo posizionare tutte le armi che abbiamo in possesso su un solo personaggio. Infine, dobbiamo ristabilire la mano di 3 carte carovana. Pescheremo quindi tante carte quante quelle consumate nel nostro turno. Questo giocatore posiziona una carta nella carovana del deserto. In questo caso prenderà l'ultima ricompensa. Una volta prelevata l'ultima ricompensa, lo stesso giocatore deve prelevare il primo dei 4 tasselli raggiunta destinazione. Dopodiché il turno procederà come abbiamo già visto, posizionando quindi il personaggio e finendo a svolgere il turno. Ora è il momento della vendita delle mandrie. Andremo quindi a creare una classifica calcolando il valore di attivazione di ogni personaggio, andando a sommare il valore in alto a sinistra di ogni carta personaggio con gli effetti delle carte e le armi in possesso a quel personaggio. La classifica quindi sarà affarista, colono e in caso di parità vince il personaggio che è stato giocato per primo.
Successivamente ogni personaggio venderà le mandrie sulle carte carovana. In questo caso il primo personaggio è l'affarista. Andrà a prelevare una delle carte carovana, vendendo le mandrie in alto a sinistra per il valore della carta destinazione, sommando gli effetti della sua carta. In questo caso guadagnerà 8 punti. Questa operazione verrà effettuata da tutti gli altri personaggi. Dopo che tutti i personaggi sono stati attivati, a partire dal giocatore con il cappello in cima alla pila e proseguendo verso il basso, i giocatori riprendono i propri cappelli, che mettono nella loro riserva, e scelgono un personaggio fra quelli presenti nella destinazione appena raggiunta, indipendentemente da chi l'ha giocato. Dopodiché scopriremo una nuova carta dal mazzetto della destinazione appena raggiunta. Porremo su di essa le ricompense indagate e il gioco prosegue come abbiamo visto precedentemente. Una volta raggiunta l'ultima destinazione e quindi prelevato l'ultimo dei quattro tasselli destinazione raggiunta, si procederà a vendere le mandrie come abbiamo visto in precedenza. Al termine della vendita delle mandrie scopriremo comunque una nuova carta dal mazzetto delle destinazioni appena raggiunta e porremo su di essa le ricompense indicate. Poi porremo su tutte e tre le carte destinazione i tre tasselli on the road, che abbasseranno il livello delle mandrie, in maniera da consentire a tutti i giocatori, dopo l'ultimo che ha effettuato il turno, di terminare il proprio round, vendendo però le mandrie per un costo inferiore. Innanzitutto andremo a vedere chi è il giocatore che vince la missione in comune. In questo caso il giocatore ha totalizzato un punteggio di 12 punti di valore di attivazione, che è il valore più basso delle carte personaggio di tutti gli altri giocatori, guadagnando quindi la ricompensa. Dopodiché sommeremo questi 8 dollari raggiunti con la tessera alle monete che ci sono rimaste e a tutte le armi in nostro possesso. Tra le nostre armi però venderemo solo i fucili e le pistole. I pugnali verranno scartati. Ogni fucile ci farà guadagnare 3 monete, mentre ogni pistola una moneta. A questo punto si gira la carta missione e guadagneremo 6 monete per ogni carta descritta sulla nostra carta missione. In questo caso vediamo che questo giocatore è riuscito a prendere solo 2 carte cambio, guadagnando quindi 12 dollari. Le altre carte non avranno valore. A fine partita il giocatore con più dollari sarà il vincitore. Il video è finito, il gioco l'avete visto, come abbiamo detto, molto bello, molto particolare, e vi dirò di più, se volete vedere alcune particolarità vi rimando al video in descrizione dove siamo riusciti a intervistare Stefania e Marco, che ci hanno svelato delle piccole particolarità sulla creazione di questo gioco. Come sempre vi invitiamo a spolliciare, condividete il video se vi è piaciuto e... iscrivetevi. Ciao.